Иди, окаянна душа моя, иди, окаянна душа моя, і своїм тілом сповідайся Творцеві своєму. Іди, окаянна душа моя. Immediatamente, se voi guardate questo volto, vi accorgerete che ha una sua luminosità interna. Quindi questa direi la prima prerogativa che le icone presentano. Non sono corpi che ricevono luce dall'esterno, quindi una materia che riceve luce dall'esterno, ma formano se stesse grazie ad una luce ben più evidente di quella creata che le informa dall'interno. Quindi partiamo da qua. Con questa immagine che conoscerete, la prendo qui dalla Divina Commedia di Dante, ma giusto per riprendere contatto con alcuni concetti, nel mondo medievale, che riflette poi fondamentalmente su tutto il discorso delle icone, anche se in maniera traslata, ma ci sono fondamentalmente tre cieli. Il primo cielo appartiene a tutte le cose che sono create e che hanno il nostro spazio-tempo. Poi andando più in alto, se vedete, attorno a dove c'è scritto Dio, c'è una scritta con i 9 cerchi angelici, questo è il cosiddetto secondo cielo, che è creato come il nostro cielo, ma non è nello spazio-tempo. Ma c'è un terzo cielo, quello più interessante, che è quello dove c'è scritto Dio. E questo è un mondo che né spazio-temporale né creato. Questa è la cosa che noi interessa. Come viene descritta la luce del terzo cielo in queste figure che sono rappresentate nelle icone? Questo è il mio argomento. Allora, anzitutto, la prima espressione della luce vi sembrerà strano, ma fra terzo cielo e primo cielo la differenza fondamentalmente è questa. Non tratto il secondo cielo, cioè del mondo degli angeli, perché sarebbe troppo complesso entrarci, ma occupiamoci qui di terzo cielo, primo cielo. Primo cielo, dove abitiamo noi, la luce la vediamo in questo modo. Parte da un punto luminoso e si diffonde fino a scomparire. Abbiamo anche noi oggi questo modo di rappresentare la luce in lux e lumen. Per esempio quel proiettore che noi abbiamo davanti ha un lux, un certo numero di lux, cioè la sua potenza illuminante espressa in lumen, cioè la sua potenza illuminante fratto lo spazio quadrato che esprime. Allora, la nostra luce, vedete, parte da un punto e si esprime fino a che ad un certo punto la sua intensità non la rallenta, produce un'ombra e poi si ferma. Ma come potrebbe essere la luce increata? In quale modo si esprime? Noi non lo sappiamo, Si tratta di parlare di cose invisibili, dobbiamo solo immaginarle. Questi pittori immaginarono che la luce che proviene dalle cose increate si esprimesse attraverso l'armonia e la perfezione geometrica. E quindi nelle icone, quando noi vediamo questa luce increata che si esprime e le forma, la vediamo esprimersi in una forma perfettamente geometrica. Qui vedete che ci sono tre segmenti che a loro volta producono un'area ben definita, proporzionale, all'interno di uno spazio. Poi dopo lo vedremo molto bene con gli esempi. Ma ancora per impratichirci con questi concetti dobbiamo andare un po' al nostro Medioevo, che forse ci raggiunge più da vicino culturalmente. Per esempio le vetrate, questa è la cattedrale di Chartres. Noi forse pensiamo molto poco che l'idea di costruire una cattedrale gotica esprime questo tipo di concetto. Volevano costruire uno spazio in cui riproducessero che cosa? Non qualche cosa che appartiene al nostro spazio-tempo, quindi non che appartiene al primo cielo, ma qualche cosa che appartiene al terzo cielo. La cattedrale gotica ha la pretesa di essere fuori dallo spazio-tempo e ripropone un luogo, io uso dei termini perché non ne abbiamo altri per dire questo, che sia abitato da Dio stesso e quindi in un qualche modo sia parte del mondo increato. Come si fa a fare una cosa di questo tipo? Allora, anzitutto bisogna che quando uno entra capisca dove sta entrando
E allora gli viene detto che quel luogo non è un luogo che appartiene a questa terra, ma egli entra, vedete da questi rosoni ben, molto ben formulati, entra attraverso, passando il secondo cielo, cioè la creazione degli angeli, ed entra direttamente dentro il mondo di Dio. E ancora, le forze del male non possono entrare in questo spazio, per cui devono stare fuori, anzi a volte vengono utilizzate anche come grondaie, proprio perché vengono messe a servizio della Chiesa stessa. Ma ancora più interessante, vedete, la luce, questo è quello che ci interessa, non può entrare la luce creata, quella che vediamo noi, dentro un luogo che appartiene al terzo cielo. Cosa deve fare per entrare? Paradossalmente deve entrare in un processo di catechesi, cioè deve essere evangelizzata. La luce non può entrare in questo spazio se non passando attraverso le vetrate, che sono fatte non come pensiamo noi per i fedeli, ma paradossalmente pensate, le vetrate nel mondo medievale sono fatte per la luce. La luce entra e impara le scene del Nuovo Testamento, per esempio l'ultima cena, impara la scena di San Martino che dà il mantello al povero, e così la luce entra dentro la cattedrale gotica evangelizzata, cioè ha imparato i misteri che sono propri del terzo cielo, proprio perché dentro la cattedrale entrano solo cose che appartengono al mondo increato. Vi sembrerà paradossale, ma i nostri medievali erano estremamente familiari con questi tipi di concetti. Vi basti leggere un opuscolo come per esempio il De Luce di Roberto Grossatesta, vedrete una familiarità straordinaria con questi concetti che a noi sembrano assolutamente spaziali. Ma c'è un dato molto importante che è preso dall'Apocalisse, forse direi la scrittura più adatta per interpretare che cosa vogliono dirci le icone, che è questa citazione di Apocalisse 22, dove si dice di coloro che sono resi degni di abitare nelle cose di Dio, così: vedranno la sua faccia, porteranno il suo nome sulla fronte, qua ci interessa, non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, cioè la realtà della luce del primo cielo, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Il Signore Dio li illuminerà, cioè vuol dire che il corpo di luce viene illuminato direttamente dalla luce increata. E adesso vediamo delle traduzioni concrete, il cui esempio forse più chiaro è questo di Teofane il Greco, quello che si cita sempre, vedete il modello classico in una restituzione contemporanea della stessa icona. Ecco, vi accorgerete che questi corpi, in particolare questo volto, viene formato da una luce che irradia da dentro. Se noi li vedessimo, questi corpi, vedremmo più luce da dentro, che sprizza attraverso la carne e attraverso la pelle, di quanto questi corpi non ricevano luce dall'esterno. Ecco, questo è il concetto che io cerco di comunicarvi adesso nei prossimi minuti, cerco semplicemente di fissarvelo. E vedete ancora qui questa immagine di Teofane il Greco, che forse è il personaggio che più ha reso in iconografia questa idea del corpo che manifesta la luce. Qui lo potete vedere molto bene in questa immagine di profeta, che praticamente non ha un corpo materiale. La sua struttura è formata appunto dalla luce, è un corpo di luce, diremmo appunto, perché ciò che contiene al suo interno, cioè l'informazione da parte di Dio della luce increata, supera di gran lunga la luce del primo cielo in cui egli ha vissuto in questa terra. Ancora altri esempi qui di Teofane il Greco, potete vedere come nei due profeti Elia e Mosè e la luce innervi la struttura di queste figure che sono proprio realmente corpi di luce. Ancora in quest'altra splendida immagine di Rubliov di San Paolo, e qui vi ripresento quell'immagine da cui siamo partiti, il Cristo Salvatore di Andrei Rubliov, restituito in un mio modello che ho dipinto nel 2006 per una chiesa negli Stati Uniti, giusto per farvi vedere come un modello antico può essere reso oggi attraverso gli stessi sistemi, gli stessi materiali. Ecco, vedete, questi sono corpi che fanno luce, non che prendono luce. Ecco, come arriviamo tecnicamente a questi studi? Attraverso lavori molto molto accurati. Per esempio, questo è uno studio fatto con le matite rosse nei tre passaggi: prima luce, seconda luce, terza luce, in espressione geometrica della cosiddetta Trinità di Rubliov. Qui lo vedete nello studio preliminare e qui nella realizzazione. Soprattutto ci occupiamo, qui vedete, dei panneggi.
Iniziate a vedere le forme geometriche attraverso cui questi corpi si formano attraverso la luce. Lo possiamo vedere sempre in altre mie icone, questo è il particolare del Cristo di Rubliov e questo è un particolare dell'Evangelista Giovanni. Ecco, guardate questa formazione della luce che parte da un punto ben preciso e poi si irradia attraverso una scomposizione geometrica perfetta, diremo noi, ma fatta attraverso una geometria ben precisa. Un altro modo che avevano gli antichi per rappresentare la luce del terzo cielo è l'oro. Che luce c'è nel terzo cielo, non la nostra luce materiale, ma una luce immateriale. Come si può presentare e rappresentare la luce immateriale? Guardate che il compito che avevano era straordinario. Com'è possibile rappresentare una cosa invisibile? E allora presero l'idea che l'oro potesse rappresentare la luce che c'è nel terzo cielo, proprio per questa capacità che ha di rifrangere completamente la luce che riceve. Questo ce l'abbiamo nei fondi e questo ancora ce l'abbiamo nella cosiddetta lumeggiatura all'assist di alcune panneggi, per esempio questo, che in genere sono attribuiti a Cristo o agli angeli. Questo che si chiama il colore della carne, questo fondo viene irraggiato addirittura dalla luce increata che c'è nel terzo cielo, cioè la lumeggiatura dorata. Anch'io mi occupo di film, quindi vi faccio vedere una scena del film Cocoon per dirvi due cose. Qua ci sono, vedete, un corpo di luce che sta giocando a carte con degli anziani. Ma questo ve lo cito per dire che in un contesto assolutamente laico, quando l'uomo deve pensare ad un essere che è al di fuori del nostro spazio-tempo, tendenzialmente, istintivamente, lo pensa come un corpo che fa luce. Ecco, quindi questo per dirvi che poi la nostra mente ha una familiarità paradossale con questo tipo di concetto che vi ho espresso. L'altro è ancora più interessante ed è: se noi guardassimo il sole con gli occhi senza schermi, che cosa vedremmo? Visto che la nostra vista non può reggere la vista del sole, noi vedremo un disco nero e la corona tutta attorno che si illumina. Questo è lo stesso identico concetto che troviamo nelle icone. Abbiamo questi fondi neri, materici, da cui sprizza che cosa? La luce. Quindi è come se noi guardassimo dei corpi che ci abbagliano. Mettete insieme tutti questi concetti e arrivate pian piano a vedere la paradossalità di questo mondo delle icone, che vedete quanto un po' ci è sconosciuto. Andiamo ancora avanti con un'intensificazione del concetto. Vedete qua, vi presento in 6 punti, questo è proprio come lavoriamo noi nei laboratori di iconografia contemporanea. Parto da questo angelo di Rubliov, l'angelo del Padre della Trinità, per farvi vedere i punti da cui nasce la luce. I punti da cui nasce la luce seguono i rilievi anatomici del nostro cranio, per cui per paradosso queste figure di luce seguono l'andamento naturale, cioè si formano come se fosse un vero e proprio corpo, ma ciò che li innerva è la luce. Da questi punti vedete che sono sempre due coppie di punti che iniziano con una brevissima linea, si irradiano attraverso una ben precisa direzione. Questo è lo studio di 4 passaggi geometrici perfetti, non si vede molto bene in questa foto, prima area, seconda area, terza area, quarta area, e poi andando avanti c'è l'espressione delle 4 aree, cioè la prima, la seconda, la terza e la quarta. Questa si chiama forma, dare la forma, che è quella più importante, come la luce forma un corpo di luce. E questa è la realizzazione di questo volto, è una mia icona fatta attraverso quel sistema che prima vi ho presentato, studiato con le matite rosse e poi dopo dato al lavoro, insomma, è realizzato. Con quest'altra immagine vedete ancora più chiaramente come si passa dal colore del fondo, che fondamentalmente è formato da terra verde e ocra gialla, ma fondamentalmente sarebbe un fondo nero nativamente, cioè la tenebra come fondo illuminata idealmente all'inizio da un po' di luce, cioè dall'ocra gialla, ma diciamo la tenebra che riceve la sua forma dalla luce che scaturisce dai punti di massima evidenza. Ecco, tecnicamente, giusto per fare un omaggio, poiché siamo nell'Accademia delle Scienze, in un convegno di chimici, io che non so niente di queste cose, mi sono andato a cercare la formula dei materiali che utilizziamo. Allora, in quale modo esprimiamo noi la luce? In quale modo si esprime la luce, non la luce creata, ma la luce increata? Che materiali utilizziamo?
Utilizziamo il bianco di piombo, qui va molto bene, in realtà poi vedrete che non lo utilizziamo più, poi vi dico perché. Ma il bianco di piombo ha una componente fredda, il bianco è uno dei colori più freddi. Per cui, mentre nella pittura naturalistica questa sua sfumatura fredda non fa grossi problemi, cioè accompagna lo sfumato in maniera tutto sommato ben assortita, nella nostra pittura, poiché dobbiamo esprimere una luce che sia brillante, cioè che dobbiamo dare proprio l'idea di una luce che esce dall'interno del corpo, aggiungiamo arsenico, cioè orpimento. Questa formula io non la so leggere, ma questa è una cosa molto importante. Al bianco di piombo noi aggiungiamo giallo. Questo colore orpimento viene dal latino aurum pigmentum, cioè il colore dell'oro. Vedete che è lo stesso tipo di concetto. La terza luce si esprime attraverso il colore dell'oro, per analogia. E quindi noi utilizziamo per le lumeggiature fondamentalmente il bianco di piombo, ma fondamentalmente l'arsenico, cioè l'orpimento. Ora, per ovvi motivi, non li usiamo in realtà nel concreto, utilizziamo due altri materiali. Sostituiamo il bianco di piombo, che è potenzialmente molto tossico, poi sapete che ha dato grossi problemi, vedi Cimabue nella Basilica Superiore di Assisi, ma tantissimi altri casi, quando entra in composizione con l'aria, ma soprattutto con alcuni pigmenti, in particolare la malachite o l'azzurrite, che sapete sono composti del rame con la stessa o simile formula chimica. Quindi questo lo ovviamo per tutta questa serie di motivi e utilizziamo due pigmenti di sintesi, cioè il bianco di zinco e il bianco di titanio nella formula 30-70%. Poi li teniamo in soluzione acquosa perché la loro composizione non sia una a favore dell'altra, li congeliamo come in modo che siano utilizzabili. L'orpimento non lo utilizziamo invece per ovvi motivi proprio di sopravvivenza, leggendariamente so che bastano 8 microgrammi per peso corporeo per morire e vi assicuro che l'ho utilizzato nei primi anni in cui dipingevo e mi sono quasi intossicato anche solo a respirarlo, quindi assolutamente non è un pigmento da utilizzare normalmente in laboratorio. È stato trovato una buona miscela fatta da Zecchi di Firenze, ma anche consultandosi con molti restauratori, con molti operatori nel nostro campo, mettendo insieme una formula di pigmenti vegetali, terre, ocre gialle molto chiare e soprattutto con un'aggiunta di zafferano. Abbiamo questo pigmento che si chiama tinto orpimento, che come vedete non è tanto brillante quanto l'orpimento vero, ma che rende abbastanza bene il nostro lavoro. Ecco, quindi concludo con queste due frasi di Giovanni Damasceno in un suo testo straordinario, La difesa delle immagini sacre, dell'VIII secolo, che si chiede questa cosa: in quale modo verrà raffigurato l'invisibile? L'invisibile non è soltanto l'invisibile del secondo cielo, cioè gli angeli, ma come verranno raffigurate le cose che non sono create? E lui dice: come sarà ritratto ciò che è senza figura, come sarà delineato ciò che non ha quantità né grandezza né limiti? E dice così, in analogia: come attraverso le parole sensibili noi udiamo con orecchie corporee e pensiamo le cose spirituali, così attraverso la visione corporea ci leviamo alla visione spirituale. Per questo il Cristo assunse corpo ed anima, e cioè perché l'uomo ha corpo ed anima. Che cosa vuol dire questo discorso, che forse sembra un po' complesso? Vuole dire una cosa molto importante, che l'iconografia si pone questo target paradossale, che è questo: come si presenta un corpo formato e invaso dalla luce increata che appartiene al terzo cielo? Lo si rappresenta per paradosso attraverso l'unica cosa che noi abbiamo, cioè i pigmenti naturali. Soprattutto, come vi ho fatto vedere, attraverso delle cose concretissime, il piombo e l'arsenico. Queste due cose vengono messe insieme, miscelate, perché partendo dalla tenebra la luce possa formare questi corpi che sono non più corpi del primo cielo come quelli che noi vediamo, ma corpi trasfigurati, in cui la luce increata di Dio li immerge, li avvolge e li forma e si presentano a noi così, come corpi di luce.